Salve, salve. Sento un continuo brusio su questa maledettissima nave. Come dici, Spugna? Sì, effettivamente. Sugli occhi non vanno più di moda, molto meglio gli occhiali da sole per uno sguardo impenetrabile come quello di un capitano pirata. Non ho ancora bevuto abbastanza rum oggi. Sono il vostro capitano. Lo fai. Barba nera. Come state oggi? Spero tutto bene. Oh, è passato un po' di tempo. Questa gloriosa nave, la Drago Marino Brillante, oggi ha bisogno di fare da teatro ad una delle nostre discussioni. No? Dai, lo sapete che sto scherzando. Vi considero davvero compagni di viaggio, miei coraggiosi marinai. Sedetevi. Qui, venite un po' più vicini. Vi chiedo attenzione, ok? Vi chiedo di fare un po' di attenzione. dopo, Darius, dopo la raccontiamo, la nuotata di ieri. Si staglia di fronte a noi una scelta di enorme portata. Enorme come la rotta maggiore. No, questa dimenticatela. Stiamo tesoro. Oh sì, avete capito bene, quale tesoro? Proprio quello, il tesoro
Allora, miei cuori coraggiosi, ho un quesito da porvi per risolvere il peso della fame. Miei fedeli marinai, è giunto il momento di votare. Siamo o non siamo una democrazia quando voglio io? Risolto due volte, ok, sette vite, ancora sette vite, mi dovrò uccidere sette volte per difendere la sua nave, è vero, voi non avete sette vite, ma se siete su questa nave siete abili spadaccini, è vero, loro sono, si dice, qualsiasi arma a disposizione, ma vi donerò un po' del mio potere, la previsione, prego, ora, di fronte a questo fuoco sacro, pronunciate le parole, io voglio. Li sentite i ruggiti di
stanza. E ora siamo pronti all'azione. Riposate questa notte. Bevete tutto il rum che è rimasto. Finite le scorte. Vostre vite.